Dopo l'arrivo e il successo dell'ormai famosa Bambulab sono ormai nate le prime competitor o le prime copie. Da parte Creality sono così nate K1 e K1 Max, che tra l'altro ha l'area di stampa più grande tra tutte le stampanti che vi ho appena citato. Ma sono riuscite a copiare anche la fantastica qualità di stampa di Bambulab? Scopriamolo insieme. Bene ragazzi, prima di iniziare a parlare di caratteristiche della stampante, voglio farvi anche capire che qui ho una K1 Max. Visto che nel video vedremo K1 e K1 Max, per darvi un'idea delle proporzioni sappiate che questa è la K1 Max, cioè la versione più grande. Detto questo, non parto subito ad elencarvi le caratteristiche che differenziano queste stampanti dalle Bambulab, ma parto prima da un cenno storico, perché penso sia importante capire come sono evolute le due aziende, o anzi come è evoluto il settore secondo me. Bambulab inizia a far parlare di sé già ad aprile 2022, iniziano ad uscire alcuni video che parlano di una stampante veloce. A giugno 2022 esce la loro campagna Kickstarter, che ha subito un successo enorme, viste le caratteristiche della stampante che sono effettivamente rivoluzionarie per il settore. Settore ovviamente consumer, cioè utente che utilizza le stampante per uso hobbistico. Campagna Kickstarter che ottiene un successo enorme, non solo in termini di vendite, pensate hanno venduto circa 5.000 stampanti, ma anche in termini di immagine, perché la parte produttiva era già all'opera per poter riuscire a rispettare i termini, e cioè consegna delle stampanti tra luglio e settembre. E così avviene. Passa il tempo, Bambulab fa esplodere il mercato e tutto il settore che parla di stampanti 3D. Escono anche le versioni economiche di Bambulab, ma allo stesso tempo iniziano ad uscire quelle stampanti che provano a far concorrenza a questa stampante un anno dopo. Esatto, Creality K1 e K1 Max all'incirca escono attorno ad aprile 2023 e poi ovviamente per una strategia di marketing escono con delle caratteristiche che non ti permettono di poterle paragonare alle Bambulab. E adesso andremo a vedere il perché. Bene, partiamo ad elencare le caratteristiche. Ovviamente partiamo dall'area di lavoro. K1, che io indico qua, ma non c'è. 220x220x250 in altezza. Al contrario, K1 Max, 300x300x300. Bella bestia. Bambulab, in mezzo. 256x256x256. L'area di ingombro è così proporzionata. Area piccola per la K1, ingombro piccolo. E vi assicuro che è bellissima anche per questo aspetto. Sulla parte estetica vince a man bassa Creality. Area di lavoro grande, ingombro grande, ma poi non eccessivo, perché come vedrete in futuro, paragonata ad altre stampanti che hanno quest'area di lavoro, questa qua mantiene un suo ingombro leggero, ecco. Parte estetica poi fenomenale, perché entrambe le stampanti K1 escono con un frame in alluminio e poi tutte le pareti in vetro, anzi plastica, vetro. Velocità di stampa. Ebbene, entrambe le K1 hanno una velocità di stampa dichiarata di 600 mm al secondo. Pazzesco. Mentre per la Bambulab la velocità dichiarata è di 500 mm al secondo. Tutte e tre le versioni invece hanno un'accelerazione di 20.000 mm al secondo. Questo dato qua può non farvi capire nulla, ma sappiate che con queste velocità una stampante di questo tipo non la potete tenere nella stessa scrivania in cui lavorate il PC, perché altrimenti balla tutto. Questa è la caratteristica che Bambulab ha stravolto nel settore della stampa 3D. Appunto, stampe a velocità incredibile, ma con una qualità di stampa veramente ottima. E dopo andremo ad analizzare i test che abbiamo fatto, anche per capire come hanno stampato queste due versioni. Altra differenza però la troviamo quando parliamo di temperature. K1 e K1 Max hanno un hot end che arriva a 300 gradi, come la Bambulab, mentre il piatto di stampa arriva a 120 gradi per queste due Creality e 110 invece su Bambulab. La differenza nei due modelli sta che nella K1 c'è un nozzle in lega di rame, mentre sulla K1 Max c'è un nozzle in acciaio, come nella X-Carbon che ho io, nella Bambulab X-Carbon. Temperature alte, che sono necessarie per stampare determinati materiali,
che comportano quindi grande ventilazione. Sia per la bambola che ho io, sia per queste due stampanti, ci sono ventole che fanno un casino fotonico. Motivo in più per non tenerle nell'area in cui state lavorando al PC. Ho provato ad utilizzare la Bambulab vicino alla scrivania, quindi non nella mia scrivania ma in quella a fianco. È durata penso 2 giorni, perché è un casino pazzesco. E anche queste qua, quando iniziano a raffreddare, troppo casino. Non si possono tenere quindi in una stanza di casa dove si pensa di provare a dormire. Ovvio, se stampa 3D dormire non è che vadano d'accordo, ma comunque sia sappiate che fa casino. Con queste temperature quindi riesco a stampare con queste due stampanti PLA, PLA Plus, PETG, ABS, policarbonato e TPU, ma non ovviamente i materiali caricati, anzi non con la K1, ma con la K1 Max sì, perché appunto la differenza sta nel nozzle, che in questo caso è in acciaio. Ma che due bobine! Matley, dacci un po' di ciccia, quali sono le caratteristiche wow? E beh, nella Bambulab la caratteristica che aveva fatto impazzire gli amanti della stampa 3D era decisamente il sensore LiDAR, che nell'immagine ti facevano vedere, che scansionava il primo strato di stampa e alcune righe che si stampava per analizzare il flusso di stampa. Poi nella realtà non era precisissimo e non funzionava quel granché bene, però il rilevamento del primo strato di stampa lo faceva bene grazie al sistema LiDAR, e l'hanno implementato anche nella Clarity K1 Max. Nella K1 non c'è, quindi se cercavate una stampante che avesse anche questo accessorio per il riconoscimento, anzi più che riconoscimento, l'analisi del primo strato di stampa e anche grazie alla webcam il riconoscimento di una stampa che sta fallendo perché iniziano a fare gli spaghetti, come dicono, beh, dovete orientarvi su una K1, anche perché nella K1 Max, scusate, anche perché nella K1 manca la webcam, però è un upgrade che potete installare. Infatti c'è il cavetto interno lì pronto. Se volete comprare a $29 o €29 la telecamera, potete installarla lì, è tutto predisposto. Però la sciccheria l'hanno messa di qua. Di qua che hai anche un'area di stampa maggiore, quindi ha un senso in più. La vera caratteristica che fa realmente la differenza, di cui solitamente non se ne parla, è il consumo. Infatti Bambulab, la mia versione, ha un consumo di 1000 watt quando tutto è acceso, quando ad esempio la ventola sta facendo 1000 watt per la Bambulab, 1000 watt per la K1 Max, 300 watt per la K1. Ovvio, sì, ho un'area di lavoro più piccola, quindi sono limitato con le stampe, ho un'area più piccola da riscaldare, però ovviamente la differenza di consumo è notevole a parer mio. Dopo, ovvio, non è che rimane 300 watt sempre accesi qua, 1000 watt sempre accesi, perché quando arriva temperatura, tra l'altro si arriva a temperature in brevissimo tempo, si parla di secondi per l'hot end, si parla di 2-3 minuti per il piatto di stampa. Quando si arriva a temperatura poi tacchi, i consumi si abbassano, si stabilizza tutto e ok. Però a pieno regime queste sono le differenze di consumo. Bene, ma mettiamole alla prova queste stampanti. Noi lo abbiamo già fatto, come? Stampando una serie di test per vedere appunto se quello che dichiaravano era poi vero, ma soprattutto capire poi con le caratteristiche basilari impostate dallo slicer qual è il risultato che otteniamo da queste stampanti. Bene, in primis siamo partiti dalle classiche barchette. Tra l'altro nella K1 abbiamo utilizzato il filamento dato in dotazione, nella K1 Max non so perché siamo partiti da un filamento che avevamo qui, tra l'altro un po' umido anche, e infatti si vede che il fondo se n'è andato, e abbiamo fatto un test. Ovviamente barchette stampate benissimo. Qua si notano alcuni dettagli in più, secondo me dovuti dal filamento che aveva preso umidità. Qui il risultato è bello. Abbiamo poi fatto questo test e qui abbiamo utilizzato per entrambe le stampanti il filamento dato in dotazione. Abbiamo subito notato nella K1 Max un difetto di stringing, cioè ragnatela quando si passa da un ponticello all'altro in questo caso. Per il resto, stampe veramente di qualità. Lo sbalzo di stampa fino a 70 gradi, incredibile, bellissimo il risultato sotto. Ho notato però un difetto nel lasciare le scritte, quindi le scritte non so che dimensione avessero nel file, ma quelle concave non si vedono quasi, si vedono a malapena. Al contrario, quelle in rilievo si riescono a leggere,
Nella K1 c'è stata una lettera che ha avuto un difetto che non si riesce a leggere benissimo, ma tutte le altre, al contrario, si riescono a leggere benissimo. Quindi anche qua risultati incredibili sui supporti, sui ponticelli, eccetera eccetera. Poi siamo passati a fare singoli test. Il primo è stato quello di realizzare questo file che si stampava dei quadrati uno sopra l'altro di dimensioni differenti, ma che hanno delle misure precise che servivano per capire se la tolleranza dichiarata era quella effettiva. E abbiamo notato che nella K1, ad una velocità di 300 mm al secondo, avevamo una tolleranza maggiore, cioè un errore di tolleranza di un decimo rispetto a quella dichiarata. Quella dichiarata di un decimo, appunto, noi trovavamo un lato di stampa che aveva due decimi di errore, l'altro lato un decimo di errore. Quindi da un lato la tolleranza è quella dichiarata, dall'altro siamo fuori. Al contrario, nella K1 Max un lato era con un decimo di tolleranza, quindi dentro al range dichiarato, l'altro lato era preciso, sempre alla stessa velocità, sempre con le stesse impostazioni, sempre con lo stesso slicer. In questo caso, cura. Il secondo test che abbiamo fatto era dedicato appunto ai bridging, cioè ai ponti, per capire come vengono. Qui abbiamo dei ponticelli piccoli, uno è di 5 mm, 1 cm, si arriva fino a 3 cm. Noi abbiamo fatto quelli eccessivi, dai 2 cm mi pare in su, fino ai 6 cm di ponte. Mi pare che fino ai 3 o 4 in entrambe le situazioni abbiamo avuto un ottimo risultato. Si è comportata leggermente meglio anche qui la K1 Max, forse perché la ventilazione è diversa rispetto alla K1, ad ogni modo questo è stato il risultato. L'altro test di stampa è stato fatto sugli stringing, dedicato solo a quello. Per realizzare questo test vengono stampate delle torrette coniche in cui appunto si analizza quanto c'è di stringing. Ovviamente questo errore si può poi andare a rimuovere o a sistemare nello slicer, andando a cambiare appunto la retrazione. Però con le impostazioni basilari abbiamo visto che K1 Max mi lasciava un po' di ragnatele, al contrario K1 stava perfetta. Abbiamo poi fatto un test di stampa sugli oggetti componibili, cioè quegli oggetti che prevedono un inserimento di un componente all'interno di un altro, magari stampati contemporaneamente assieme. Ebbene, abbiamo visto che nella K1 il gap che poteva rimanere era di 0,5 decimi, mentre nella K1 Max si poteva arrivare fino a 0,3 decimi, sempre con 300 mm al secondo di velocità di stampa. Come vi ho detto per tutta la durata del video, la caratteristica principale delle due stampanti è la velocità. Velocità che si trasforma in vibrazioni. Ovviamente vibrazioni maggiori nella K1, che è più piccola e quindi ha un peso minore, vibrazioni leggermente minori nella K1 Max per appunto la stazza. Penso che conti qualcosa. Abbiamo quindi voluto fare un test per analizzare qual era il risultato di stampa su quegli oggetti stampati con un'alta altezza, no, non si dice, con una grande dimensione in Z. In questo caso il risultato in entrambe le stampe è stato perfetto. Non abbiamo trovato degli errori, dei segni che ci facessero capire che poteva esserci questo errore, eppure vi assicuro che le stampanti si muovono. Vuoi dirmi che il merito è dovuto appunto ai test che fa la stampante di calibrazione? Infatti ad ogni accensione di stampa io suggerisco di fare un test di calibrazione, e tra questi c'è appunto un test in cui le stampanti fanno vibrare appunto il piatto di stampa per analizzare le vibrazioni che emette e poi, a parer mio, fare la magia. Veniamo alle considerazioni finali, e cioè quanto costano. Se dobbiamo guardare solo le versioni economiche, quindi Creality K1 e Bambulab P1P, che tra l'altro adesso c'è anche la P1S, ad ogni modo, la versione economica, partiamo da 540 euro per la K1 e 660 per la parte Bambulab. Mentre per la parte ricca di feature abbiamo Creality K1 Max a 880 euro circa, mentre la Bambulab ha 1500 se vogliamo anche la MS, altrimenti 1200 circa. Questi sono i prezzi ad oggi che ho registrato il video, ma se andate in descrizione ci sono già dei coupon se siete interessati a uno dei quattro modelli. Io personalmente penso che questa sia indicata per chi ha poco spazio, questa per chi vuole sfruttare l'area di lavoro ma non gli interessa avere il cambio colore, cioè la MS. Se invece vi interessa il cambio colore, Bambulab.
Per il resto sono 3-4 quelle che sono stampanti fenomenali. Ragazzi, smartellate il pollice in su, fatemi sapere cosa vi è sembrato e a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento sabato prossimo perché ogni sabato c'è il video di Matrix. Ciao makers!